Bentornati nella cucina di Memea. Oggi facciamo qualcosa di semplice. Spaghettino con spaghettone, con limone, colatura di alici, aglio, olio e prezzemolo. Semplice. Aglio in camicia. Un trucco che possiamo concedere, che sono 5 persone. Fate così. 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre ben conditi i piatti. Andiamo al fuoco. Un pochino di sale nell'acqua, perché la colatura di alici è salatissima. E dopo che facciamo questa operazione, ne tagliamo la pasta. Attendiamo che comincia a spigolare l'aglio. Lasciate soffriggere l'aglio per un minutino in questo modo qua. E poi spegnete il fuoco, guardate, inclinate la pentola e lasciate fare l'infusione. Eccola qua. Fin quando non si raffredda l'olio, non dovete togliere l'aglio. Ci sarà un'infusione. Sempre col pelo patate andate a togliere la zesta di limone e la tritate finemente. Casomai insieme a un altro po' di prezzemolo. L'aglio ha fatto la sua infusione, come vedete si è imbiondito. A freddo mettiamo un po' di colatura. Man mano che mettiamo gli spaghetti all'interno della composta, la aggiustiamo di colatura. Dobbiamo sempre assaggiare. Col dito, mettete il dito all'interno, lo lavate, lo rimettete e assaggiate. La pasta va tolta sempre anche leggermente più cruda, perché noi vogliamo creare un equilibrio tra l'amido della pasta e il sapido della colatura di alici. Quindi diamo fuoco alle polveri, non lasciamola mai friggere la colatura, non la roviniamo. E cominciamo con lo spaghetti, a risottare lo spaghetti. Qualcuno dirà: perché adesso non sta friggendo la colatura? No, perché c'è presenza di acqua e quindi stufa. Ovviamente in questo piatto, se volete, potete aggiungere peperoncino, pepe, quello che preferite. Io lo lascio così in purezza e poi voi decidete cosa fare. Poca pasta, padella grande. L'acqua che andate a mettere per la risottatura deve evaporare immediatamente. La pasta deve assorbire il sapore dell'olio e della colatura, non della sua acqua. Deve solo aiutare a cuocere l'acqua. Abbiamo bisogno di altre colature. Se vogliamo invece giocare in diverso modo, perché l'acqua è leggermente salata e non vogliamo dare ancora sale, ma quel sale che ci resta vogliamo darlo con la colatura, mettiamo acqua liscia, acqua normale. A questo punto possiamo aggiungere anche il limone e il prezzemolo. A questo punto qua fate cuocere a fuoco lento, passate la fiamma, ce la mescolate per un minuto e la lasciate riposare, è pronta così. Tocco finale, quel sale che vi dicevo che mancava. Impiattiamo. Questo in teoria potrebbe essere il pane avanzato, briciolato, con le mani così semplicemente. Mettete in forno con un filo ad olio, 5 minuti e avete creato il formaggio dei cuori. Formaggio, oro, pepino.